Scegli Coconato Automobili. Scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili. Vende vetture fuoristrada nuove e aziendali, con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili ospita la gentile clientela nella propria sede, in Contrada Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com. Castrovillari, per il particolare anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, sono state collocate sulle facciate di alcuni edifici e in slarghi targhe marmoree commemorative. Il ricordo è al riconoscimento di cittadini e personaggi locali che hanno contribuito con la loro azione all'Unità d'Italia. La mattinata è iniziata con l'appuntamento nella centralissima piazza Municipio di autorità civili, militari, di rappresentanti di organismi, di associazioni combattistiche, dal picchetto d'onore dell'esercito e da tanta gente comune. Ad animare la giornata il rombo delle due ruote dei vespisti della Vespa Club di Castrovillari, che con la casacca tricolore hanno sfilato per le principali strade cittadine. Castrovillari è stato uno dei centri più importanti della lotta risorgimentale. Una testimonianza unica di tutta la provincia di Cosenza e anche della Calabria. Alcuni personaggi addirittura di fama nazionale, come Giuseppe Pace, e ancora vorrei ricordare Andrea Cedraro, il quale ha contribuito in modo determinante all'impegno per la rivoluzione della Repubblica Partenopea nel 1799, ha fatto saltare il forte di Vigliena. A distanza di 150 anni, senza retorica, ma con questa coscienza di rappresentare questo mondo, questi ideali, questi valori, vogliamo, con la manifestazione di oggi, vedo tanta gente qui, questo mi conforta molto, a dispetto di qualche detrattore che vorrebbe in questi ultimi tempi ridimensionare questi valori, questi sentimenti, vogliamo qui con la città di Castrovillari, con l'onore di rappresentare, testimoniare a 150 anni come il sacrificio di quelli che si sono immolati per la patria non è perduto, e qui siamo tutti uniti, commossi e reverenti a continuare il faticoso cammino della nostra Italia. In un momento difficile in cui bisogna sentirsi uniti, perché solo sentendosi uniti, accomunati da questi valori, si può guardare con fiducia ad un futuro che sia non un futuro di crisi, ma un futuro invece di speranza, di libertà, di democrazia e di amor di patria. Il sindaco Franco Blaiotta, dopo aver sistemato una targa per ricordare tutti i patrioti castrovillaresi presso la casa comunale, si è incamminato con il corteo, composto tra l'altro dagli alunni del Calvose e delle Pitagora di Castrovillari, che per questo anniversario hanno proposto alcune scene di Garibaldi e dei suoi garibaldini, con la bella Italia e Anita, donna di Garibaldi, madre dei suoi figli e compagna di tutte le sue battaglie. Il corteo si è diretto presso la casa natale di Carlo Maria Locaso, che nel 1848 diede vita insieme ad un gruppo di affiliati alla Giovane Italia. Venne accusato di cospirazione contro l'autorità reale e condannato all'esilio perpetuo. Fu promotore della costruzione del Teatro Sibaris. Morì il 25 febbraio del 1854 e seppellito a Nizza. Poi è stata la volta di onorare Giuseppe Pace, figlio di Muzio Pace e di Maria Baratta. Giuseppe Garibaldi fu ospite di Casa Pace. La famiglia Pace pagò a caro prezzo l'epopea risorgimentale, partecipando attivamente agli avvenimenti del tempo. Nel 1861 Giuseppe Pace fu deputato al primo Parlamento italiano. Nel maggio 1867, tornando da Firenze, allora capitale, a Castrovillari, moriva presso Eboli e la sua tomba fu costituita presso la chiesa della Santissima Trinità.
e proprio presso la chiesa della Santissima Trinità il sindaco Franco Blaiotta ha deposto una corona d'alloro. A Largo San Giuliano, poi, su ciò che è rimasto dell'edificio dell'ex municipio detto Università, è stata posta una targa marmorea per non dimenticare l'avvenimento del plebiscito che ebbe luogo il 21 ottobre del 1860 nell'ex regno delle Due Sicilie, ponendo la parola fine alla storia di Francesco II come re e a quella del reame di Napoli, sancendo l'annessione della città del Pollino, come altre del meridione, alla unificazione con il Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale del re Vittorio Emanuele II. Insomma, un vero e proprio itinerario storico cittadino nel segno della memoria. E la carovana del Vespa Club, per l'occasione insieme all'Ambretta Club di Castrovillari, dopo aver aperto i festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia a Castrovillari, si è diretta verso Frascineto, dove ad accoglierla, oltre all'amministrazione comunale al completo, c'era padre Domenico Randelli, del centro Arbrescia, che ha voluto portare il saluto. Do il benvenuto al Club Vespa di Castrovillari, che ci ha voluto onorare con la presenza qui a Deianina, nella nostra chiesa parrocchiale di San Basilio il Grande, 10 anni vostre di attività, quindi i più fervidi auguri affinché possiate sempre continuare e dare il vostro contributo culturale ed anche sportivo alle nostre comunità sotto le falde del Pollino. Ecco. Ancora un augurio, perché anche voi avete sentito questi 150 anni come anche una vostra festa e vi siete uniti con il vostro club a contribuire per una buona riuscita nella nostra zona di questo 150° anniversario. Quindi ancora auguri di cuore e che San Basilio il Grande vi possa benedire nella vita. Ringrazio naturalmente Vespa Club e Lambretta Club per la partecipazione e l'unificazione a questo 150° anniversario. Poi in chiesa per la benedizione. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. A bordo della mitica Vespa il corteo si è snodato presso le principali strade cittadine di Eiannina e Frascineto. Giunti nell'auditorium dell'Istituto Comprensivo, il sindaco Francesco Pellicano ha consegnato ai due presidenti dei club, quello della Vespa quest'anno festeggia i 10 anni dalla Costituzione, una targa a ricordo della manifestazione. Con l'inno d'Italia anche il secondo circolo didattico di Castrovillari ha voluto partecipare e quindi portare il proprio contributo per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Lo ha fatto attraverso una mostra curata dagli stessi alunni sotto la guida dei propri insegnanti. Un excursus di quella che è stata l'Unità d'Italia, con il Risorgimento, durante il quale la nazione italiana conseguì la propria unità nazionale, riunendo in un solo nuovo Stato, il Regno d'Italia, i precedenti Stati preunitari.
La nascita del Regno d'Italia il 17 marzo 1861 sancì dunque la nostra storia.